Acciani, figlio di contadini, è stato sempre nei campi. Da piccolo, ecco, è Pacciani stesso che ce lo racconta, il primo giocattolo che ha avuto è stato una piccola zappa. Lui stava in una cassa giù, un po' scomoda, in una buca, e era anche brutto, aveva coraggio. E disse: "Pacianino, dico, non hai paura andare a casa, venire, ritornare a casa?" "Eh no, ma non ho paura, sono priore." E poi c'è anche un coltellino in tasca, è vero, eventualmente, è vero, capito? E rimasi molto stupito e terrorizzato quando si seppe del fatto là, il fatto della Miranda col Bonini. Fu un vero terrore, vero, e una vera sorpresa anche. Nessuno pensava che potesse arrivare a fare quello, Pacianino. Dopo ammazzati mio fratello, i Pacciani violentò la Miranda. Già nel 51 si è dimostrato un soggetto violento ammazzando con 19 coltellate una persona che si intratteneva amorosamente con la sua fidanzata. Questa Miranda, aprì le pecore e si avviò verso il bosco giù per la strada. E se la gli fece l'accenno di andarsi dietro, il mio fratello, insomma, e gli andò dietro. A un fossetto si fermarono. So, se gli era fatto qualche scherzo, questo non lo so. Comunque saltò giù questa bestia di Pacciani, Pietro Pacciani, saltò addosso e ci fosse, c'era anche un'altra ai tagli. C'era anche un'altra ai tagli. E gli tirarono un colpo nell'orecchio qui, che messo un urlo. Poi la guantanno, uno lo tiene e l'altro gli dà le coltellate nei polmoni. Poi gli pestarono la testa, gli fecero di tutti. Dopo, sì, gli messi il filo di ferro al collo, lo volevano buttare nel lago, gli messi questo filo di ferro per mettergli poi un peso a questo filo, gli allegavano un peso di un sasso grosso e lo buttavano nel lago, così non sapeva nulla nessuno. Noi andò per ritrovarlo, per sentire un po', e allora questa gente parlò, fecero parlare la Miranda per non si trovare a delle conseguenze loro. Che lei la dicessi, se la sapeva qualcosa, la disse sì, l'ha ammazzato il mio fidanzato. E allora fu quando si sono andati a avvisare i carabinieri, gli hanno detto a trovarlo a Paterno. Si affacciò alla fine, io non mi ha fatto nulla, diceva, non mi ha fatto nulla io. Anche allora diceva, ma gliene dovrebbero far dire anche questo, come ora al processo lo condannano, dice chi c'era con lui a fare tutti questi ammazzamenti, come quando gli ammazzò il mio paro fratello, chi c'era ai tagli, di giorno e di notte, perché a portarlo via, per buttarlo nel lago, per fare tutte queste cose, non lo poteva fare da solo. Pacciani, com'è adesso? È sofferente? Le Ora sembrava è emozionato? affranto, è veramente affranto da tutto quello che gli sta succedendo. E poi non so se l'avrà visto anche lei qualche volta, piange, piange continuamente. Ecco, quando piange, ma è sincero? Io lo sento sincero. Questo assassino di Pacciani gli uccise il mio fratello per pigliargli i soldi, come infatti gli prese il portafogli con tutti i soldi dentro. Sicché non è che l'abbia ammazzato per gelosia. Se no, che gli andi a prendere i soldi? Per fare che? Tu l'ha fatto per la rapina. Violento. Quando fu fatto che gli ha ammazzato il mio fratello, la mattina venne a bicchio qui. Ed era a giocare. Quando fecero il trasporto di questi due qui della boschetta lì, c'era anche lui, Ridea invece, essere sgomento. Ridea. Quelli erano la Stefanacci e i Rontini. E la Rontini. Io gli ho portato un libro che gli spiegasse cos'era, quale può essere l'influenza di Satana facendo determinate cose, insomma, frequentando maghi, Ma cartomanti. perché aveva il sospetto, sapeva che Pacciani frequentasse maghi? No, così era un'idea mia, un pensiero mio che mi era venuto di fargli anche questa domanda. Ma perché potrebbe avere una qualche correlazione con i delitti del mostro, questo mondo occulto? Ma io francamente ho anche pensato che potesse essere qualche persona che frequenta qualche setta. Cioè, fra
fra le varie ipotesi io ho anche avanzato questa, che potrebbe essere veramente una persona che ha a che fare con il mondo dell'occulto e con il mondo dove si fanno anche sacrifici umani a volte al demone. Prese il padre e l'ho messa a sedere in gratella roventi. Che si sa se ci ha messo della roba a cuocere, carne, polenta, si sa mia, se la voleva mangiare il vecchio, la voleva lui, che si sa, insomma, preso il vecchio e l'ho messo a sedere lì, un uomo contro natura, io Dio, se si gira tutto l'universo non si ritrova un uguale a lui non si ritrova, io ma se mi fanno parlare, io se in tutto l'universo uno come lui, un assassino come lui, un carnefice come lui non esiste più, gliene dico così proprio. Gliene dico sì, e se voglio perdonare, se vuoi buttare fuori, no, non venga vicino a me perché gliene fo io la sentenza. Gli uomini, il marito si litiga sempre di qualcosa, gli astandoglie. Dico, sono tonne, gli astandoglie. Dove gli è? Dico, gli astandoglie. Si sente più tranquilla? Sì, sì. Lui a un certo momento tentò anche di commuovere il magistrato, dicendo voi state tagliando il colluccio a un povero agnelluccio. Recita continuamente, ti sfugge. E poi questo suo modo, come dicevo prima, quello di trincerarsi dietro un vittimismo piagnucolare, io sono un povero, ricorre sempre a questa frase, io sono un povero operaio della terra agricola, non so niente, non ho fatto mai del male a nessuno, questo insomma mi sembra un po' troppo grossa perché ha ammazzato un uomo e ha stuprato ripetutamente le figlie. È assolutamente geniale nelle sue manifestazioni. Scrive, disegna. Il quadro è una vista di Badia Passignano, una località molto bella che c'è tra Firenze e Siena. E in primo piano ci sono sette alberi gonfi di frutta che riversano a terra un'ombra inquietante, molto particolare, perché è un'ombra allungata, gli alberi sono tondi, sono sette, e quest'ombra è allungata che assomiglia un po' a un sarcofago, a qualcosa di cimiteriale. Ecco. Il quadro a cui si fa riferimento è Sogno di fantascienza, che Pietro Pacciani ha firmato, cioè se ne è appropriato fisicamente e mentalmente, tanto da titolarlo, da firmarlo, da localizzarlo, perché in fondo ha aggiunto a penna Pietro Pacciani, via Sonnino 30, Mercatale Val di Peso, e l'ha titolato. Si è scoperto poi che il quadro era stato dipinto, grazie al processo, alla pubblicità che è stata fatta sui giornali, si è scoperto che era stato dipinto da un cileno. Pacciani lo ha recepito, lo ha colorato, e ha aggiunto in fondo con la penna sei croci fra due vasi di fiori e poi ha cancellato, ha eliminato gli attributi femminili di quel bovino che era stato dipinto con quella lira tra le due corna. Nei due dipinti di Pietro Pacciani ci sono sei croci in quello che è datato aprile 1985. È probabilmente una suggestione, ma a quell'epoca le donne uccise dal maniaco erano sei. Il secondo quadro, che è posteriore, raffigura in primo piano questi sette alberi e sette allora erano le donne uccise. Ora martedì comincia il processo a Pietro. No, io ci vengo. Dove ancora rispondi io. Pietro alla sera stava a dormire con me. Ma io, mio marito non andava a giro. Stava lì a guardare la televisione, faceva anche mezzanotte e poi si metteva a dormire. La gente rompoglioni, sì. Mi dico delle volte vengono quelli giornalisti, che venite a rompoglioni, e le palle, le ho così grosse. E loro mi guardano, signora, ci vuoi parlare? Va a fare un giro io, se mi dà l'ombra. Metto a fare un giro io. Porca miseria, Angiolina ce l'ha, con i fotografi. Con tutti, io stasse lontano mi fanno piacere. Angiolina, ma quella storia con le tue figliole, ma è vero? Di che? Di Pietro con le tue figliole.
Dici che non si è portato a letto, lui ha fatto... Un po' vero? E comunque è stato condannato e ha scontato. Aveva fatto l'uomo serio? Ieri gli ho portato il vestito. Accidenti. Un vestito... E che ne fa il mattante? Allora con che buttarli a quelle che gli ha. Sì, ma non c'aveva un vestito con una giacca per andare al processo. E le scarpe gliela ha portate suora Elisabetta, quella che è venuta qualche volta qui. Sì, neri.